Domanda. L'anima dei bambini è ricettiva alle idee di karma e reincarnazione e a ciò che è connesso con queste? Risposta. Il nostro compito è quello di fare una cernita nel novero degli adulti, perché la pedagogia esistente è parte integrante delle nostre istituzioni esteriori. Se i concetti di karma e reincarnazione venissero portati direttamente ai bambini nelle scuole, si causerebbero loro dei conflitti interiori, perché essi sono immersi nella vita esteriore ancor più degli adulti. Disarmonie interiori ce ne sono già a sufficienza. Basti pensare alla discrepanza tra la lezione di religione e quella di scienze. Quindi, per il momento vogliamo parlare solo agli adulti. D'altro canto, le idee di karma e reincarnazione sono a loro volta così fruttuose per la vita sociale da rendere comprensibile il fatto che uno ne sia intimamente compenetrato. E allora si può certamente fare qualcosa per far fluire velocemente nell'età infantile l'idea del karma e della reincarnazione. A questo proposito si può leggere l'opuscolo che uno dei nostri ha scritto e che non tratta di scienza dello spirito, ma descrive la pedagogia su base scientifico-spirituale adatta alle diverse età, ai diversi settenni nella vita del bambino. Non tutti i bambini sono ricettivi a queste idee di karma e reincarnazione. La cultura esteriore è sempre un risultato del karma dell'umanità. E questo stesso karma è all'opera, naturalmente, anche nel bambino. Domanda. Dopo la morte, l'uomo rivive a ritroso ciò che ha vissuto nello stato di coscienza di veglia. Ma cosa ne è di quanto è stato vissuto nella coscienza notturna? Risposta. Quello che qui sulla Terra non viene portato a coscienza lo porteremo perfettamente a coscienza nel mondo spirituale. Come sulla Terra è difficile ricordarsi della precedente incarnazione, nel mondo spirituale sarà naturale ricordarsi di tutte le esperienze precedenti, delle precedenti incarnazioni, e così via. Non nel Kamaloka, che è il purgatorio, il luogo delle brame, bensì nel mondo dello spirito emergerà come ricordo tutto quello che appartiene alla nostra vita notturna. Domanda. Come trova lo scienziato dello spirito la coerenza nei suoi sogni? Risposta. Per prima cosa è necessario cercare di non dimenticarli. La capacità di ricordare i sogni indica già un rafforzamento della nostra vita animica. In secondo luogo, i nostri sogni hanno a che fare in maniera essenziale con la nostra volontà individuale, più che con la nostra vita cosciente. Si può scoprire molto di più sullo stato della propria anima attraverso i propri sogni di quanto i sogni in se stessi non sembrino raccontarci. Dalle immagini del sogno ci si deve formare un'atmosfera di sentimento che ci porti a comprendere ciò che il sogno vuole dire.